iniziato il 27 novembre a Scorzè il percorso enogastronomico A tavola nel Decumano, un delizioso appuntamento nel territorio veneziano tra cultura e tradizione. Nona edizione del percorso enogastronomico A tavola nel Decumano. Il consorzio delle Proloco del Decumano, di cui fanno parte Mirano, Noale, Salzano, Scorzè e Santa Maria di Sala, organizza ormai da una decina d'anni questa manifestazione che vuole promuovere i ristoranti del proprio territorio e i prodotti del proprio territorio. 7 serate, 5 con i fiori dell'inverno e 2 con il germoglio di primavera. La serata sarà condotta da Marco Valletta, un gastronomo di fama nazionale e internazionale, che presenterà questo prodotto tipico per tutte le serate, per far capire l'importanza di questo prodotto anche nel territorio e soprattutto come abbia cambiato anche la coltivazione dei territori nostri, dei prodotti tipici di questa terra. La serata si svolgerà con una serie di portate basate sul radicchio in tutte le versioni, abbinato a vini prodotti da aziende agricole sempre del territorio veneziano, dell'Oncon, Lison Pramaggiore, del Vini DOC di Lison Pramaggiore. Ristoratori locali ed aziende vitivinicole venete rendono accogliente e gustoso l'itinerario. Sono degli eventi che copriranno tutto il periodo stagionale dall'autunno fino in primavera per scoprire ottimi cibi, ottimi alimenti, prodotti enologici di grandissima qualità, ma soprattutto portare avanti il patrimonio culturale e gastronomico delle terre del Decumano. Questa sera da Crosarona degusteremo una sortita di piatti e pietanze magistralmente preparate dagli chef e le serate continueranno sempre su questa riga. Ogni sera un evento gastronomico promosso dalle Proloco del territorio. Scorzè, come il territorio del Decumano, sono una realtà anche dal punto di vista turistico che può diventare un'attrazione che fa la differenza nell'area del veneziano, e qui questa sera ovviamente ci ritroviamo in compagnia, ma siamo consapevoli che le associazioni del Proloco, il mondo del volontariato, oramai sono diventati punti di riferimento e davvero motori per la valorizzazione del territorio e la promozione dei prodotti tipici.